Ciao! Video ricetta nuova in questo meraviglioso e strabiliante canale. Allora, stick di zucchine. Prossima volta veramente voglio preparare gli stick di mozzarella che mi vengono pure molto buoni. Allora, esiste una versione light, noi prepariamo anche una versione light, ma se sei interessata la prepariamo fra un paio di settimane. Non è gustosa come quella che ti sto per proporre. Quella che ti sto per proporre è molto gustosa, sono veramente molto buone. Il metodo di panatura lo puoi utilizzare pure per panare il petto di pollo o il manzo, insomma, il tacchino. Quello che ti pare, perché in realtà è proprio, cioè è lo stesso metodo che utilizzo per panare la carne, che credo di aver fatto vedere già in un altro video. Ti lascio la video ricetta. Se le prepari come al solito, taggami nelle foto, perché per esempio con il farro sono stata taggata in un milione di foto. Tutti amanti del farro. Beccati questa. Ho lavato con acqua e bicarbonato la zucchina e adesso la privo delle sue estremità. Quello che dobbiamo fare adesso è creare degli stick, quindi la taglio a metà e creo dei fiammiferoni, dividendo la metà della metà, quindi il quarto, in tre parti. Quindi vengono questi mega stick. In una ciotola metto un bel po' di olio d'oliva, del formaggio grattugiato, quasi a fare una crema. E del prezzemolo. Io compro questo qua surgelato perché lo trovo molto pratico da tenere in freezer. Certo, la piantina è un'altra cosa. Mescolo. Aggiungo le zucchine. Adesso faccio in modo che tutte quante le zucchine si bagnino di olio, formaggio e prezzemolo. Adesso lo step è facile, praticamente dobbiamo panare. In un'altra ciotola ho messo del pan grattato. Se vuoi, puoi utilizzare invece del pan grattato la crusca, oppure fare un mix di pan grattato e crusca. Quindi le pano. E le adagio su una placca ricoperta da carta forno. La parte che va appoggiata è la parte con della buccia verde. Ok, quasi pronto. È avanzato dell'olio. Quando avanza, io col cucchiaino lo faccio scivolare sopra quello che ho panato, in questo caso le zucchine. Pronti, in forno. Per 20 minuti circa a 180 gradi. Perfetto, questi sono gli stick di zucchine. Sono pronti, c'è un profumo meraviglioso, guarda veramente. Allora, spero che questa video ricetta ti sia piaciuta. La prossima volta, fra qualche settimana, facciamo gli stick di mozzarella. Ciao e alla prossima.